Durante la lotta lunga e atroce della Seconda Guerra Mondiale, un'arma è di importanza capitale per la conquista della vittoria finale. Un'arma così segreta che quasi non se ne parla. Per terra, mare e aria, quest'arma attraversa il mondo. Unisce le menti più acute tra scienziati e militari. Per la prima volta porta le donne in prima linea nelle battaglie. Contribuisce anche allo scatenamento della forza più distruttiva dell'intero conflitto. Eppure è un'arma invisibile al nemico. Il suo nome, radar. In ogni singola battaglia combattuta da truppe americane e inglesi, il radar fu di importanza capitale. Ci aiutò moltissimo in ogni situazione. Sono veramente grato al cielo per il radar in dotazione all'esercito statunitense. Grazie a straordinari filmati originali e ricostruzioni a colori, vi sveleremo il mondo invisibile della guerra del radar. In un incontro segreto tenutosi a Berlino il 26 febbraio 1935, Adolf Hitler crea ufficialmente la Luftwaffe tedesca. Nominandone Hermann Göring comandante in capo, dà vita a un'aeronautica militare intesa a eliminare qualunque opposizione. Hitler e i capi nazisti, riunitisi in quella grave occasione, non sospettano però che in quello stesso giorno un piccolo furgone si dirige verso un prato isolato nei pressi del villaggio inglese di Daventry. Al suo interno ci sono lo scienziato 43enne Robert Watson Watt e il suo assistente Arnold Watkins. Ciò che vogliono tentare e dimostrare è la possibilità di individuare un velivolo prima ancora di vederlo. Fino a quel momento, l'unico modo per sapere in anticipo di un attacco aereo era usare i volontari della difesa antiaerea a terra oppure affidarsi ai bombardieri nella speranza che avvistino la flotta nemica. Con i bombardieri sempre più veloci, tali metodi non sono più adeguati. Bisogna quindi inventare qualcos'altro. Fin dai primi anni 30, scienziati in tutto il mondo studiano le onde radio. È loro noto che quando questi raggi colpiscono un oggetto, vengono deflessi. Come si può sfruttare una cosa simile? Di tutti i paesi del mondo in cui fu usato il radar, l'Inghilterra era quello con il bisogno più urgente di accelerarne lo sviluppo per scopi difensivi. Esistevano infatti aerei in grado di raggiungerla e sganciare bombe, perciò quell'isola non era più isolata. Nel 1934 il Ministero dell'Aeronautica inglese crea un comitato sotto la guida del famoso chimico di Oxford, Henry Tizard. Egli deve studiare tecnologie nuove che servano come difesa contro gli attacchi aerei. Studiarono cose come la rivelazione degli infrarossi, gli specchi acustici, sistemi per l'allarme acustico, palloni di sbarramento e persino l'idea di un raggio mortale che colpisse i piloti nella loro cabina. Il Ministero dell'Aeronautica inglese offre un premio di 1.000 sterline a chi riesce a inventare un raggio in grado di uccidere una pecora a 100 metri. Nonostante sembri un'idea da romanzo di fantascienza, all'epoca il governo inglese teme che i tedeschi stiano lavorando a qualcosa di simile. Robert Watson Watt analizza quella possibilità. Poi capisce che un raggio mortale non è fattibile allo stato attuale di scienza e tecnologia. Propone perciò un'idea alternativa, la rilevazione radio. Il comitato Tizard ne è entusiasta, ma per ottenere i fondi necessari per sviluppare quella teoria devono darne una dimostrazione efficace. Watson Watt sa che quando un aereo vola sopra un'antenna radio provoca un indebolimento del segnale. Dopo una serie di tentativi ed esperimenti è pronto a dimostrare la propria teoria. Chiede a un pilota della RAF di volare fra due torri radio della BBC. Dentro il furgone oscurato si osserva attentamente lo schermo per cogliere qualunque segnale del velivolo. Lentamente, ma inequivocabilmente, appare un puntino. Quando l'aereo si muove da sinistra a destra, il segnale cambia lunghezza. Quando l'aereo vola a varie altezze, il segnale cambia di nuovo.
Il puntino resta sullo schermo anche con il velivolo distante oltre 12 chilometri. L'esperimento è pienamente riuscito. È una vera rivelazione. Pare che Watson Watt abbia esclamato: l'Inghilterra è di nuovo un'isola. Immaginò anche la possibilità che l'Inghilterra costruisse un sistema elettromagnetico di allarme lungo la costa intera, in grado di avvistare i bombardieri tedeschi non solo a qualche decina di metri, ma persino a un centinaio di chilometri di distanza. Il sistema di Robert Watson Watt entra a pieno regime quando nel 1936 il governo inglese assiste alla devastazione inflitta dalla Luftwaffe alle città durante la guerra civile di Spagna. È ormai chiaro che stormi di bombardieri nemici potrebbero volare senza alcun preavviso anche sulle città inglesi e distruggerle in un attimo. Presto, torri radar alte oltre 100 metri spuntano lungo la costa britannica. È l'inizio di un programma che renderà la RAF in grado di scrutare il cielo alla ricerca di ogni possibile minaccia. Tuttavia, non sempre le torri sono accolte con entusiasmo. I proprietari terrieri locali, infatti, temono che possano interferire con la caccia. Alla fine del 1938 l'Inghilterra ha già costruito una serie di quelle torri sulla sua costa, da Portsmouth nel sud alla Scozia nel nord. L'ampiezza di trasmissione di ogni torre si estende per oltre 150 chilometri. Formano uno schermo invisibile che nessun velivolo può penetrare senza essere visto. Questa rete di sorveglianza è nota anche come rete nazionale. A metà del 1939 i rapporti delle spie tedesche in Inghilterra riferiscono di antenne radio erette lungo la costa inglese. Per i tedeschi ciò indica una qualche forma di tecnologia radio per scopi militari e diviene cruciale scoprire di cosa effettivamente dispongono gli inglesi. Allora i tedeschi si servono di un metodo obsoleto per scoprire la vera natura del radar inglese. Armano il dirigibile Graf Zeppelin, ormai a riposo. Durante l'estate 1939, quella vecchia signora dell'aria sorvola le coste inglesi. È la prima missione di sorveglianza elettronica al mondo. Un giorno, era il 3 agosto 1939, la stazione CH rileva un segnale fortissimo in avvicinamento da est, con una velocità di 60 nodi. Il segnale più forte mai incontrato prima. La prima impressione fu che si trattasse di una flotta aerea munita di palloni di sbarramento. Rimase sul radar per tutto il tempo. Lo Zeppelin è pieno di apparecchiature di sorveglianza. Ma durante il volo di ricognizione i tedeschi non sentono altro che rumori senza senso e interferenze. Stanno infatti controllando la frequenza o gamma di lunghezze d'onda sbagliata. Sarà uno dei loro errori più gravi nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Ora sapevamo che stavano studiando il nostro sistema radar e che sarebbero tornati indietro con quelle preziose informazioni. Eravamo certi che, una volta scoppiata la guerra, avrebbero attaccato proprio il nostro sistema radar. I tedeschi, invece, con tutte le loro sofisticate apparecchiature, sono convinti che gli inglesi non abbiano alcun radar operativo. Ritengono che le torri siano per gli atterraggi dei voli civili. Hitler e Göring sono soddisfatti, credono che la battaglia d'Inghilterra sarà vinta in un attimo. Göring aveva una scarsissima considerazione di quelle che chiamava installazioni radio. Secondo lui la guerra non si combatteva con la radio, ma con i bombardieri. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il 3 settembre 1939, l'intera costa britannica orientale è monitorata continuamente tramite il radar. Il sistema di Robert Watson Watt è stato migliorato al punto di poter individuare un qualunque velivolo sia di giorno sia di notte e con qualunque tempo. Sono passati solo 4 anni dal primo esperimento in quel prato inglese. Ma ormai il tempo degli esperimenti è finito. I bombardieri nemici sono in arrivo per scatenare l'inferno sull'Inghilterra
e il radar deve superare la prima vera prova. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il mondo intero trattiene il respiro, mentre l'esercito di Hitler sciama sull'Europa. Solo lo stretto canale della Manica si frappone tra l'Inghilterra e la disfatta totale. Il piano di Hitler per l'invasione dell'Inghilterra dipende dal controllo della Luftwaffe sul cielo. Göring millanta che la sua Luftwaffe potrebbe annientare la RAF nel giro di un mese. Parte integrante della strategia inglese contro un simile attacco è il sistema di difesa radar di Robert Watson Watt. Tuttavia, quasi tutti gli uomini sono impegnati in attività militari ed è necessario trovare qualcun altro che faccia funzionare quelle stazioni radar. La soluzione è semplice: impiegare quasi esclusivamente le donne del WAAF, il corpo ausiliario femminile dell'aeronautica. Queste donne, alcune di appena 18 anni, sono le prime ad essere impiegate in guerra in prima linea. Feci il colloquio con un ufficiale del corpo ausiliario. Non ne avevo mai vista una in uniforme prima. Non c'erano molti uniformi per le donne e lei la sua l'aveva sicuramente comprata. Pensai che se avessi potuto indossarne una anch'io, tutto sarebbe andato per il meglio. Devo dire che eravamo tutte volontarie, la creme naturalmente. C'erano anche due ragazze canadesi, eravamo tutte brave ragazze. Addestrate nell'uso del radar e nella procedura della centrale di tiro, queste donne saranno determinanti nell'imminente battaglia d'Inghilterra. Fondamentale è la rapidità di trasmissione delle informazioni al comando piloti. Un aereo da combattimento impiega 13 minuti per raggiungere l'altezza operativa. Un bombardiere tedesco attraversa il canale della Manica in soli 5 minuti. Ciò significa che con i circa 20 minuti di preavviso dati dal radar non esiste quasi margine d'errore. Il comandante della sala tattica ha bisogno di informazioni esatte su altezza, numero e posizione in cui si troveranno i bombardieri. Può quindi decidere quali squadroni di caccia inviare incontro al nemico. La raccolta di tali informazioni vitali è affidata alle donne nella sala radar e nella sala filtro. Quando una stazione radar rileva un contatto sul monitor, si comunica questa informazione per telefono alla sala filtro. Qui, attorno a una grande mappa della linea costiera inglese, si trovano le addette alla tracciatura delle rotte. A ogni nuova comunicazione posizionano dei dischi colorati indicanti la posizione del contatto. Uno dei problemi delle prime stazioni radio, come la rete nazionale, era la loro scarsa precisione. Avevano l'inconveniente che quando si aveva il tracciato di un aereo in entrata, quella non era la posizione effettiva, così come l'altezza rilevata non era la sua altezza effettiva. Allora bisognava calibrare tutto. Questo è il lavoro dell'ufficiale addetto alla sala filtro. Questi scienziati, con conoscenze sul radar e da poco reclutati, studiano i contrassegni e decidono se le informazioni di altre stazioni si riferiscono allo stesso velivolo. Se è così, rimpiazzano i contrassegni con un indicatore rettangolare. Aggiungono anche una freccia per indicare la direzione del contatto. Con tanti ufficiali e tracciatori intorno al tavolo, il tutto assomiglia a un gioco frenetico, meritandosi il nome di Ludo Pazzo. You were hit by... Eravamo investite da rumori, calore. Era una vera baraonda. Un lavoro rumoroso e febbrile. Da una postazione sollevata rispetto al tavolo, un'addetta ascolta le trasmissioni del quartier generale del comando caccia. Il suo lavoro è monitorare i movimenti di aerei nemici e amici tramite i messaggi radio. Se il tracciato corrisponde a un velivolo amico, illumina quel tracciato con la lettera F, grazie a una pistola luminosa. Gli altri tracciati sono marcati con la lettera H, che sta per ostile. Appena l'ufficiale addetto alla sala filtro ha vista la lettera H, avverte la sala tattica fornendo posizione, altezza e direzione dei bombardieri tedeschi. L'Inghilterra era decisamente inferiore per numero di aerei e non poteva permettersi di mantenerli in volo in attesa di eventuali attacchi. Doveva gestire le proprie risorse in qualche modo. E la soluzione fu questa: l'integrazione di un sistema di comando e controllo che mandasse gli aerei giusti al posto giusto. Mentre si avvicina l'estate 1940, Göring si tiene pronto a scatenare la potente Luftwaffe contro l'Inghilterra. Ha oltre 3.000 velivoli. L'Inghilterra ha appena 600 caccia.
Come occhi e orecchie, però, la RAF ha la rete nazionale di Watson Watt. Nel corso dei preparativi per la battaglia d'Inghilterra, Wolfgang Martini, esperto in tecnologia radio della Luftwaffe, si convince che quelle torri radio lungo la costa inglese siano molto più che semplici torri per atterraggio. Riesce a convincere Göring a consentirne il bombardamento. È domenica 8 agosto. All'una del pomeriggio la 19enne Avis Parsons è sola nella sua postazione radar. Iniziarono a mandare oltre 100 aerei. 100 e più apparecchi non si erano mai visti sui nostri schermi radar. Erano difficili da distinguere. Sembravano una massa indistinta e dovevo tirare a indovinarne il numero. Improvvisamente squillò il telefono. Era il sergente che mi disse "Duck", che stava per scappa. Io però risposi "Non posso, sto ricevendo troppe informazioni". Allora disse solo "Mi affido a te". Quegli aerei facevano i rumori più strani. Sembravano delle grida e facevano accapponare la pelle. Poi c'erano i fischi delle bombe mentre cadevano. Ho resistito finché c'era la linea. Non saprei dire per quanto tempo in tutto. Per il coraggio dimostrato restando nella postazione radar durante il bombardamento, Avis Parsons riceve una delle massime onorificenze inglesi, la medaglia militare. La ricevetti dal re a Buckingham Palace. Quel giorno furono decorate 306 persone, tra le quali c'erano solo tre donne. Tra tutte le postazioni radar bombardate, solo una è messa temporaneamente fuori uso. Göring è convinto a tal punto che l'Inghilterra non abbia il radar da non ordinare ulteriori bombardamenti contro le antenne radio. È il suo errore più clamoroso, con enormi conseguenze sulla battaglia d'Inghilterra. L'Inghilterra è con le spalle al muro, mentre ondate continue di bombardieri tedeschi lanciano un'incessante serie di terribili attacchi. Ogni volo sul Canale della Manica è tracciato dalle volontarie e ausiliarie dell'aeronautica militare inglese. Ricevevo tanti di quei dati che cercavo con lo sguardo le altre ragazze. Strizzavamo l'occhio e capivamo che tutte stavamo ricevendo una miriade di informazioni e che stava succedendo qualcosa di importante. Facevamo il nostro lavoro, niente di più. Eravamo là e lavoravamo. Non sentivamo alcuna ansia. Seppure ci avessero bombardate, non avremmo potuto fare un bel niente. Talvolta, mentre seguono la Luftwaffe, quelle donne capiscono che i bombardieri sono diretti sulle loro città d'origine. Pensavo alle case, alle strade, alle persone che conoscevo. Se la mia casa fosse stata gravemente danneggiata durante il bombardamento, sapevo cosa sarebbe accaduto. Non potevo fare altro che pregare. Mentre la battaglia infuria, i tedeschi non riescono a capire dove la RAF trovi quella riserva apparentemente inesauribile di caccia. In realtà la RAF sta esaurendo rapidamente il numero di velivoli. Se la Luftwaffe continuerà a bombardare i campi d'aviazione della RAF per qualche altro giorno, gli inglesi perderanno la battaglia. Tuttavia, il radar li fa sembrare molto più forti di quanto non siano in realtà. Alla fine del settembre 1940, la battaglia d'Inghilterra è finita. La potente Luftwaffe di Göring ha fallito nel conquistare lo spazio aereo inglese. Ha perso oltre 1200 velivoli e non bombarderà più l'Inghilterra di giorno. Penso che il fallimento della missione di ricognizione del Graf Zeppelin costò a Göring la battaglia d'Inghilterra. Questa è la mia opinione. Se avessimo perso, chissà quali sarebbero state le conseguenze. Il radar è servito per salvare l'Inghilterra, ma è stata solo una vittoria nella guerra contro la Germania nazista. Se vuole vincere la guerra con il radar, l'Inghilterra deve chiedere aiuto.
aiuto che verrà dal colosso tecnologico americano, che spingerà al massimo lo sviluppo della tecnologia radar nella battaglia del Pacifico. Nell'estate del 1940, mentre l'Inghilterra lotta per la sopravvivenza, il primo ministro Winston Churchill prende un'importante decisione. Sa che per vincere la guerra, l'Inghilterra ha bisogno delle risorse tecniche e industriali dell'America. Un aspetto importante della guerra era che, pur avendo l'abilità creativa necessaria allo sviluppo dei radar più evoluti del mondo, non possedevamo la capacità di produzione sufficiente e ci servivano quindi le risorse dell'America. Nell'agosto di quell'anno Churchill autorizza Henry Tizard a formare un gruppo e a condividere interamente i segreti del radar con gli Stati Uniti. I capi militari inglesi erano molto riluttanti a condividere alcuni di quegli straordinari segreti con gli americani. Churchill la pensava diversamente. Diceva che se non potevamo farcela da soli, non avevamo tempo per preoccuparci dei segreti. Tra gli appunti e i piani di quella missione segretissima c'è qualcosa che cambierà definitivamente il corso della guerra. Il magnetron. Inventato da due scienziati inglesi, questo strumento potenzia il segnale radar e individua oggetti come mai prima d'ora. Era un apparecchio simile a un disco usato per il tiro al piattello e stava nel palmo di una mano. Eppure poteva emettere microonde a una lunghezza d'onda di 10 centimetri, potenti onde radio 1000 volte più forti di ogni altro trasmettitore conosciuto al mondo. Non fu un'evoluzione, fu una rivoluzione. Curiosamente, questo prodigio scientifico non viaggia sotto scorta armata, bensì parte per l'America prima in taxi, poi in treno e infine a bordo di un transatlantico. Quando il magnetron giunge finalmente in America, sbalordisce anche gli scienziati migliori. È così aperta la strada al programma americano radar e quindi alla modernizzazione degli armamenti statunitensi. Quando gli inglesi aprirono quella scatola nera e mostrarono il magnetron, lasciarono allibiti gli americani. Questi ultimi capirono che in pochissimo tempo la loro tecnologia radar da novellini aveva fatto un balzo in avanti di 2 anni. Lo storico ufficiale James Finney Baxter, nel descrivere il magnetron, scrisse che quando gli inglesi ne portarono uno in America, fu il carico più prezioso che avessero mai riportato. Le ricerche iniziano immediatamente al MIT, il Massachusetts Institute of Technology, in un laboratorio chiamato Radiation Laboratory, o RadLab. Questo laboratorio vanta i cervelli più brillanti di tutta l'America. Allora iniziò una campagna di reclutamento come non se n'erano mai viste. Furono chiamati i fisici migliori d'America. Ricevevano chiamate del tipo: «Unitevi al nostro impegno comune». Venni reclutato per telefono alla fine del 1940 e mi fu detto che la commissione di leva mi avrebbe tenuto in buona considerazione perché lavoravo in ambito tecnico. Tale è la segretezza che circonda il RadLab. La popolazione americana ignora cosa vi si sta sviluppando. Molti ignorano persino che è iniziato il conto alla rovescia per l'inizio della guerra. Gli scienziati, appena chiamati al MIT, però, non ignorano affatto l'importanza del proprio lavoro. Era un progetto importante, nessuno lo mise mai in dubbio. Avremmo risolto ogni problema ed eravamo tutti desiderosi di impegnarci in quel progetto e di finire il lavoro il prima possibile. E magari anche di tornare al più presto ai nostri lavori di prima. Pochi alti ufficiali americani dubitano ancora che l'America combatterà contro Hitler in Europa. All'inizio, però, la guerra colpirà in tutt'altra zona del mondo. La mattina del 7 dicembre 1941, velivoli partiti da portaerei della Marina Imperiale Giapponese bombardano la base navale americana di Pearl Harbor, nelle Hawaii. Nei 110 minuti dell'attacco, le forze americane perdono oltre 2.400 uomini. 300 aerei e qualunque nave da guerra presente nel Pacifico restano distrutti o danneggiati.
Un'America traumatizzata entra in guerra contro il Giappone. La domanda che ora tutti si pongono è come i giapponesi abbiano sterrato indisturbati un attacco del genere. Quel che solo pochi sanno, però, è che i giapponesi sono stati individuati dal radar. L'esercito statunitense ha costruito, infatti, 5 postazioni radar mobili sull'isola di Oahu. Erano apparecchi a lungo raggio, in grado di individuare gli intrusi fino a 240 chilometri circa. Questo radar veniva fatto funzionare da 2 uomini. Erano in addestramento e dovevano finire il turno alle 7 del mattino. L'ufficiale subalterno convinse però il proprio superiore a tenerlo acceso ancora un po'. Allora videro un puntino sullo schermo, che si rivelò essere un attacco aereo giapponese. Seguirono gli aerei per un po'. Passarono l'informazione al comando aereo e il luogotenente in servizio non riuscì a mettere insieme i pezzi. Aveva sentito dire, infatti, che più o meno a quell'ora e in quella stessa zona ci sarebbero stati degli aerei americani e pensò che fossero proprio loro quelli che stavano vedendo. Disse di non preoccuparsene. Continuarono a seguire quegli aerei finché non scomparvero dietro una qualche collina. E il resto, come si dice, è storia. Il fallimento radar di Pearl Harbor ha però un lato positivo. Fa comprendere all'esercito americano l'importanza del radar e di un suo più rapido sviluppo e impiego. L'incidente di Pearl Harbor cambiò l'atmosfera nella quale lavoravamo. Il mutamento principale, secondo me, fu che l'esercito si interessò molto a quello che stavamo facendo nel nostro laboratorio sperimentale. Bloccati in un conflitto duro e amaro, qual è la guerra del Pacifico, e con quasi tutta la flotta di superficie decimata, l'alto comando statunitense non ha altra scelta su come affrontare il conflitto contro il Giappone. È possibile però adottare i nuovi apparecchi radar e la loro avanzatissima tecnologia ai sottomarini, abbastanza in fretta per rispondere all'attacco di Pearl Harbor? L'attacco di Pearl Harbor ha gravemente danneggiato la flotta americana nel Pacifico. Un'America sotto shock, inorridita di fronte all'immotivata aggressione da parte dei giapponesi, si lancia in guerra. Poche ore dopo l'attacco, nel pomeriggio del 7 dicembre 1941, il comandante delle operazioni navali statunitensi emette un ordine: mettere in atto senza restrizioni una guerra aerea e sottomarina contro il Giappone. Con questa chiamata alle armi, i sottomarini entrano in azione. Centinaia di volontari si arruolano per unirsi alla Marina Militare. Saranno i pionieri della nuova tecnologia radar sottomarina. L'addestramento fu molto duro. C'era il 50% di probabilità di essere respinti. La scuola era molto severa. Non sapevo niente di radar quando entrai in un sottomarino la prima volta. Non sapevo nemmeno cosa significasse la parola radar, che per qualche tempo rimase addirittura segreta anche per me. Col tempo però imparai a conoscerlo bene. Accanto a questi volontari vengono costruite e mandate in servizio dozzine di assassini silenziosi. Nulla potrà ostacolarli. Nel maggio 1942 viene creato un gruppo che unisce gli scienziati del MIT e le forze armate. Il suo scopo è sveltire tutte le procedure burocratiche che potrebbero ostacolare lo sviluppo del radar. Ora la scienza lavora a stretto contatto con l'esercito. I militari avevano ogni sorta di esigenze: cannoni antiaerei, navi per perlustrazioni, intercettazioni aeree antibombardamento e tutta un'altra serie di impieghi. Allora ne parlavano con gli scienziati del Rad Lab, che a loro volta mostravano ai militari le loro ultime invenzioni, che erano in grado di fare cose mai viste prima. Instaurarono così tra loro una sorta di scambio, nel quale assomigliavano a bambini che dicono «voglio quello» in un negozio di dolci. Devo dire di non aver mai nemmeno saputo cosa significasse la parola burocrazia a quei tempi.
Nessuno di noi fu mai interrotto nel proprio lavoro da persone che annotavano cosa stavamo facendo o quanto stavamo spendendo per la nostra attività. Ora i sottomarini statunitensi sono in grado di essere efficienti. Grazie alle nuove tecnologie sviluppate al MIT, il radar è potenziato al punto da poter tenere testa ai giapponesi. Il Giappone entrò in guerra con un sistema radar che era indietro di 6 mesi rispetto a quello americano e inglese. Alla fine della guerra, stime affidabili, condotte in base ai rapporti dell'intelligence, dimostrarono che erano 4 anni indietro. Servendosi delle nuove unità radar, i sottomarini americani sono in grado di individuare navi e aerei giapponesi a una grande distanza, di gran lunga superiore ai livelli massimi dell'attrezzatura elettronica giapponese, molto più arretrata. Le sorti della guerra del Pacifico stanno per mutare. Tanto che un ufficiale giapponese definisce la battaglia tra americani e giapponesi come una guerra tra un vedente e un cieco. Gli operatori di questi nuovi occhi sono molto ammirati dal resto dell'equipaggio. Guardammo il nostro primo uomo radar come fosse un dio. Il radar era uno strumento molto importante per i sottomarini durante la Seconda Guerra Mondiale e credo ci abbia fatto prevalere sul nemico perché noi potevamo vedere cosa stava succedendo mentre gli altri non riuscivano a vedere noi. L'abilità di vedere e di non essere visti è portata ai massimi livelli. Ma non è solo compito degli operatori stare in guardia, è il lavoro di tutta la squadra. Una volta emersi, istituivamo un plotone di guardia composto da 3 squadre. C'erano l'operatore radar, cui veniva dato il cambio, le vedette e gli operatori radio. Era un vero e proprio plotone. Solo un terzo degli uomini dell'equipaggio governava la nave. Faceva caldo, era stretto, e dovevo sedere in quella torre con una luce rossa. Era un'atmosfera surreale, quasi. In quel buio, però, lo schermo del radar si vedeva meglio. I primi radar erano orientati manualmente. L'operatore si alzava in piedi e girava l'antenna con una manovella. Era un'attività stancante. Bisognava guardare in quel periscopio in continuazione. Questo causava una forte stanchezza agli occhi. Anche solo per un secondo, mentre faceva girare l'antenna, l'operatore rischiava di farsi sfuggire l'obiettivo. Con il nuovo radar, i sottomarini riescono a individuare e distruggere nemici in continuazione. Quando si riceveva un contatto, l'adrenalina saliva. Correvamo tutti alle nostre postazioni. I siluristi a prua, il timoniere a poppa, un uomo andava al sonar ed eravamo pronti. Grazie ai radar, i sottomarini sono in grado di operare in gruppi e guadagnare il controllo del Pacifico. Un altro utilizzo del nostro radar era quello di dirigere gli altri sottomarini, specialmente quando ci trovavamo a operare tra i nemici e perdevamo le posizioni degli altri. Allora riuscivamo a rintracciarli bene, basandoci sulle loro stesse emissioni radar. Servendosi di queste tattiche, i sottomarini dotati di radar scovano le navi giapponesi e indeboliscono sempre di più la potenza industriale e militare dell'impero. La lotta non è a senso unico, però. Ogni volta che i sottomarini americani silurano una nave nemica, le navi da scorta giapponesi danno loro una caccia incessante. Una volta immersi, infatti, i sottomarini non possono usare il radar per sfuggire alle cariche di profondità. Sembra di stare seduti dentro un tamburo mentre qualcuno lo colpisce con una mazza da fabbro, a seconda della distanza della carica. Se non è troppo vicina, si sente prima il detonatore, fa 2 click, 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 bang. Se è vicina, invece, non si sentono i 2 click, ma solo il bang. Il sottomarino oscillava un po', a seconda di quanto
si avvicinavano le cariche di profondità. Tutti abbiamo un diverso grado di resistenza alla paura. Alcuni riescono a sopportarla meglio degli altri, ma sono persone a loro volta inquietanti. Un ragazzo si gettava sempre in ginocchio quando venivamo colpiti dalle cariche di profondità. Era spaventato moltissimo. Credeva che ci avrebbero distrutti e che quello sarebbe stato il suo ultimo giorno. A metà del 1944 i giapponesi non sono ancora sconfitti. È però evidente che iniziano a perdere la guerra in mare. Sempre più sistemi radar sono impiegati nel conflitto. C'è però un sistema in particolare che avrà un ruolo fondamentale, benché sconosciuto, nello sgancio delle bombe che termineranno la guerra. Alla fine del 1944 la Marina Militare dispone dei radar migliori che la scienza possa offrire. Grazie all'affinamento delle tecniche d'attacco, i sottomarini americani diventano il vero nemico di tutte le navi che sventolano bandiera giapponese. Poco dopo la mezzanotte, il 21 novembre 1944, il Sealion pattuglia in superficie presso la costa di Taiwan quando coglie un contatto radar. Il radar segnalò un oggetto che credemmo essere terraferma, perché era a grande distanza, quasi 40 chilometri, finché l'operatore radar disse: «Quella terra si muove». Il capitano fu chiamato sul ponte e decise di avanzare verso il punto dal quale proveniva il segnale. Mentre ci avvicinavamo, vedemmo che si trattava di ben 7 navi in formazione. Era una task force. Due delle navi erano molto, molto grandi. Non riuscivamo però ancora a vederle. Ci basavamo sul radar per capire cosa c'era e dove. Stand by. Fire one! Le navi andavano dritte, non zigzagavano. Sparammo 3 colpi sul primo obiettivo. Poi ruotammo su noi stessi e lanciammo 3 siluri da poppa contro la seconda nave da battaglia. E ne mandammo a segno uno. Eravamo entusiasti. Grazie al suo radar, il Sealion ha affondato la Congo, una corazzata di 31.000 tonnellate. L'unica corazzata di tutto il Pacifico ad essere stata affondata da un solo sottomarino. Questa perdita infligge un altro duro colpo alla marina giapponese. La devastazione causata ai giapponesi dai sottomarini americani, grazie a quei sistemi radar microonde, supera secondo me quella provocata dagli U-boats nell'Atlantico. Fu immensa e non se ne parla molto nei libri di storia. Mentre si intensifica la guerra in tutto il Pacifico, così avviene anche per l'uso del radar. Le navi americane sono dotate di tutte le armi sviluppate dagli scienziati del MIT. Con un cambiamento radicale, gli ufficiali esecutivi non comandano più la battaglia dal ponte, bensì operano dal centro informativo operativo. Là si trovano le postazioni per la comunicazione, la navigazione, il tracciamento e il radar. Una volta avvistata dall'occhio che tutto vede, nessuna nave giapponese è al sicuro. A partire dall'avvistamento al tracciamento, per arrivare ai cannoni controllati dal radar, il nemico è sconfitto già con la sua prima apparizione sullo schermo. Le portaerei brulicano di radar. Hanno il sistema di preallarme, il radar di superficie, controllori tecnici e il sistema per il controllo altezze. Tutto con un solo scopo: distruggere il nemico. La crisi risolutiva arriva nel giugno 1944. Nella battaglia delle Marianne, grazie ai radar montati sulle navi americane, vengono abbattuti più aerei giapponesi di quanti la Luftwaffe ne abbia persi in tutta la battaglia d'Inghilterra. Un ammiraglio giapponese identifica la vera forza americana nell'abilità di controllare i caccia tramite i radar. Si sta aprendo la strada per il Giappone, ma prima di poter scatenare la propria potenza distruttiva sull'isola maggiore nipponica, l'America deve conquistare le isole del Pacifico. Sono infatti essenziali come piste di atterraggio per i bombardieri americani.
seguirà una delle campagne più sanguinose di tutta la guerra. Ogni isola si dimostra sempre più difficile da prendere, poiché i difensori giapponesi combattono fino alla morte invece di arrendersi. All'inizio del 1945, dopo 36 giorni di fuoco su Iwo Jima, gli americani hanno oltre 19.000 feriti e 6.800 morti. Il tributo di sangue statunitense è troppo pesante ormai. Gli americani progettano ora l'invasione del Giappone e la stima ufficiale prevede che almeno 500.000 di soldati statunitensi morirà. È un prezzo troppo alto e bisogna escogitare un'altra soluzione. Ancora una volta il radar aiuterà l'America. Una volta spintisi alle isole Marianne, a poco più di 2 chilometri dalle coste del Giappone, gli americani erano ormai abbastanza vicini da poter lanciare attacchi aerei con bombardieri guidati dal radar sulle principali isole nipponiche. I B-29 statunitensi sono ora in grado di bombardare l'isola principale del Giappone. Grazie alla più recente tecnologia aerea sviluppata dal Radlab, lasciano una lunga scia di distruzione. A metà del 1945 i bombardieri americani hanno ormai ridotto in macerie molte città giapponesi. Il cielo appartiene senz'altro all'America, ma il Giappone rifiuta ancora di arrendersi. Gli americani decidono di usare l'arma estrema per concludere la guerra. Poco prima delle 3 del mattino, il 6 agosto 1945, un B-29 decolla dall'isola di Tinian, a sud-est del Giappone, e usa un sistema di navigazione radar chiamato Eagle. Nel vano bombe del B-29 si trova una bomba atomica lunga 3 metri e 20 centimetri. Little Boy. Mentre l'aereo si avvicina al bersaglio, l'ordigno viene predisposto. Intorno al fusto ha 4 radar spolette. Alle 8:15 del mattino la bomba viene sganciata su Hiroshima. Ogni spoletta fa rimbalzare costantemente il segnale sul terreno. A poco meno di 600 metri le spolette fanno esplodere l'arma più potente posseduta dall'uomo. 3 giorni più tardi una seconda arma nucleare, sempre munita di radar, viene sganciata su Nagasaki. La seconda guerra mondiale è finita. La furia esplosiva delle bombe atomiche non segna solo la fine del conflitto, ma anche quella del Radlab. Al MIT sono stati progettati e costruiti più di 150 modelli radar. L'industria americana ha contribuito allo sforzo bellico, costruendo quasi 1 milione di apparecchi radar. Hiroshima fu la conclusione del conflitto, ma il sistema radar sviluppato durante la guerra giocò un ruolo chiave in quasi tutte le battaglie. La bomba atomica fece finire la guerra, ma fu il radar a vincerla. Non ci fu una tecnologia più importante di quella. Fu la sua particolare integrazione in tutte le applicazioni a renderlo l'arma più efficace e convincente della Seconda Guerra Mondiale. Dalla sua nascita in un luogo sperduto dell'Inghilterra, allo sgancio della bomba più potente del mondo, il radar ha fatto grandi progressi e nel giro di soli 10 anni ha cambiato il volto della guerra per sempre.